io, insomma, non ho raccontato la storia di Paolo VI o di Papa Luciani, anche se Papa Luciani, tra tutti i papi, e pare che ognuno di loro, appena eletto, abbia lo sgomento di sentirsi chiamato dallo Spirito Santo a incarnare un ruolo per cui non si sente pronto. Ecco, pare che in particolare Papa Luciani, Giovanni Paolo I, così, avesse questo stato d'animo. Ecco, quindi non è un film su Paolo VI, su Wojtyla, tantomeno su Ratzinger, è un film di invenzione in cui così io volevo raccontare questo personaggio a cui, cioè, Michel Piccolini dà un contributo straordinario, ma questo mi sembra che così un po' tutti lo riconoscano, e tanto non è un merito mio, insomma, è suo. E ecco, volevo raccontare questa storia e volevo questa immagine molto forte che capisco, non magari così una credente come te, però capisco che questa immagine di questo balcone vuoto possa turbare magari così, insomma, una persona che nella gerarchia ecclesiastica occupa magari un posto importante. In realtà le polemiche ci sono state meno di quanto poi sia sembrato. Qualcuno mi ha fatto leggere addirittura un pezzo molto positivo di Comunione e Liberazione, che è un movimento molto lontano da me, soprattutto io lontano da loro. Ecco, quindi in realtà sì, insomma, c'è stato gli integralisti sono ovunque, sono in qualsiasi religione. C'è stata qualche critica, come è giusto che sia, e se qualcuno dice ma c'è assenza di mistero, ma c'è assenza di fede, sì, può darsi, insomma, la fede non ce l'ha né lo psicoanalista né il regista del film, purtroppo per loro due. Però ecco, io volevo raccontare questa storia che si concludeva con questo buco nero alle spalle del balcone vuoto, con queste tende che svolazzano, ecco, e capisco che quella è un'immagine che possa turbare, così, visto che si mette in discussione, cioè, un'intera costruzione, appunto, lo Spirito Santo che decide attraverso i cardinali, l'infallibilità del Papa, insomma, tante cose. Però io volevo raccontare la storia di quest'uomo a disagio, tormentato. La psicoanalista interpretata da Margherita Bui, su cui io ironizzo, però forse naturalmente non è che nella prima seduta una psicoanalista, per quanto brava, per quanto vice dello psicoanalista più bravo di tutti, che sostiene essere il mio personaggio, ecco, non è che nella prima seduta, naturalmente quella è una convenzione cinematografica, però appunto, nonostante io ironizzi su di lei, lei magari a quella prima chiacchierata capisce delle cose importanti di quella persona, che lei non sa essere il Papa, tant'è vero che poi lui la ricerca e gli fa quella specie di agguato nell'androne di casa sua. E quindi volevo raccontare la storia di quel personaggio lì. Quando io raccontavo questo soggetto a delle mie amiche, magari prima di girare, e dico, ma perché la storia, insomma, raccontavo le prime scene, poi questo Papa non ce la fa, ed è la storia di questo Papa depresso, e tutti mi dicono, ah, che poi sei tu. No, ecco, io, nonostante sia considerato molto di più di quanto non sia in realtà, molto megalomane, io non ho mai pensato di interpretarlo, prima di tutto perché non ho l'autorevolezza e la bravura di Piccolini, ma soprattutto perché mi interessava che questo Papa smarrito, diciamolo anche, depresso,
tormentato, mi interessava che fosse un uomo, insomma, parecchio in là con gli anni, ecco. E anche se questo nei dialoghi, nella sceneggiatura, questo tema non è presente, però insomma, ecco, non forse, poi non parlo di piccoli, parlo del suo personaggio, forse non lontanissimo dalla fine dei suoi giorni, ecco, quindi mi sembrava più forte, più drammatico la crisi di un uomo anziano, di un uomo vecchio, ecco, insomma.